con voi rimaniamo. Lui era Neff prima di andare via. Allora, abbiamo visto la storia di Simon, un uomo che ha scelto di rimanere senza casa, andare in giro e vivere per strada a Roma. Lo ha scelto, e a proposito di scelte di vita alternative di cui abbiamo parlato questa mattinata insieme, io voglio andare diretta a Roma in questo caso, dove il 17 aprile è successo qualcosa di magnifico. I protagonisti di questa vicenda sono tutte le persone che vivono per strada, e a far con loro compagnia per una notte sempre in via della conciliazione c'è stato un gruppo di amici, Alessio Maci insieme ai City Angels, che io conosco molto bene, di cui faccio parte, ma non voglio spoilerare tutto. Sto parlando di Magia, lui ha un curriculum incredibile. Buongiorno Alessio. Buongiorno Raja e buongiorno amici di R101. Grazie per questa iniziativa che racconterai tu, perché l'hai vissuta in prima persona e hai voluto farlo insieme ai City Angels. Allora, dalla tua bio leggo che sei un prestigiatore, attore, visual performer e molto ancora. È dal 2014 che porti avanti Magic, il gran galà internazionale di magia. Ci spieghi che cos'è e perché i City Angels hanno partecipato a questo giro proprio per portare il vostro spettacolo, e dove precisamente? Allora, sì, abbiamo deciso di andare con i City Angels, che conoscono benissimo il territorio, insomma, la situazione dei senza tetto e anche quelli di Via della Conciliazione, dove noi all'auditorium facciamo da 10 anni questo spettacolo di magia. E abbiamo deciso di portare questa magia, non solo io, ma anche insieme al mago Lupis, che sarà il presentatore della manifestazione, di andare in giro insieme ai City Angels e a fare dei giochi di magia proprio a queste persone che si trovavano lì per strada a dormire durante la notte. Ovviamente loro portavano gli aiuti, che sono il cibo, le bevande, e noi invece insieme a loro siamo andati, abbiamo approcciato una, diciamo, una situazione magica. Quindi i sorrisi avete portato? Dei sorrisi, esatto, non sapevamo ovviamente come avrebbero presa, diciamo, questa situazione, e sembra che invece ci hanno accettato abbastanza bene. Alcuni di loro erano entusiasti, e mi ricordo per esempio, ecco, una signora che ci ha chiesto di far apparire una casa, dice: perché non mi fai apparire un'abitazione? Un'altra signora che ci ha detto di organizzare una scuola di magia per il senza tetto, in modo che loro, ai turisti, potessero fare dei giochi di magia e prendere qualche spiccio. Ecco, che cosa ti ha lasciato questa esperienza del 17 aprile? Questa esperienza, diciamo, che mi ha lasciato sicuramente tanta gioia, perché abbiamo avuto modo di conoscere delle situazioni differenti, di conoscere la situazione di queste persone che sono invisibili agli occhi dei più, tanta gioia, perché vederli sorridere, vederli contenti, ma allo stesso tempo un po' di malinconia, perché avevano un mondo dentro da raccontare e invece, come si dice, non abbiamo avuto modo di approfondire, perché non potevamo dar retta proprio a tutti, però molti sono venuti e ci hanno iniziato a descrivere. Ad esempio, io ho fatto un gioco con i CD, lui mi ha detto: sì, me li ricordo, nella vita precedente io ne avevo tanti di quelli. Wow. Poi è cambiato tutto e ha iniziato a raccontarci della sua storia, però questa cosa è stata bella, ma allo stesso tempo ci ha dato molto da pensare, molto. Tornerete per strada insieme ai City Angels per altri spettacoli? Penso proprio di sì, perché in fin dei conti non c'è niente di più bello che portare un sorriso a chi un sorriso, diciamo, non ce l'ha. Sì. Lo spettacolo Magic invece ha delle date in programma, vero? E se volessimo venire a vedervi, dove e quando? Lo spettacolo Magic è in programma il 4 e 5 di maggio, il 4 alle ore 21 e una doppia del 5 di maggio, di domenica, alle 15.30 e 18.30, presso l'Auditorium della Conciliazione, proprio in via della Conciliazione di Roma. Dove si è svolta questa magia del 17 aprile, proprio in quella, esatto, via. Sì, essendo una delle vie più importanti di Roma, è vista dai turisti e anche... purtroppo ci sono queste situazioni. Ecco. Grazie Alessio Maci per essere stata ai nostri microfoni. Noi continueremo a seguirvi attentamente e grazie di aver dimostrato con il vostro operato che si può fare tanto anche per le situazioni che a volte ci sembrano molto lontane, invece sono proprio al nostro fianco, e dovremmo essere tutti più empatici e portare magari anche solo un sorriso o un pasto, perché no? Grazie a te Raja. Grazie. Ciao Alessio, un abbraccio. Ciao. Viva la magia! Fantastico.